siamo, è tempo di collegarci in diretta, che arriva la notifica a tutti, e ci siamo per raccontare la vergogna di Ninareddo Spirlì, questa vergogna, questo buffone di corte, il buffone di corte. Perché dovete sapere che il buffone di corte che si chiama Ninareddo Spirlì, detto pesce stocco, stoccafisso, pipe patati, questo buffone di corte che si chiama Nino Spirlì, presidente facente funzione, che sta diventando la vergogna di tutti i calabresi, perché ieri, quello che è successo ieri alle 18.30 alla cittadella regionale, questo buffone di corte, Ninareddo Spirlì, intanto sta diventando la vergogna d'Italia e ci sta facendo fare figure di merda in tutti i luoghi e in tutti i posti. Questo personaggio, che non merita assolutamente di essere, che possa rappresentare i calabresi, ha blindato la cittadella, è come se fosse casa sua. A parte che hanno rovinato tutti, questo governo di un anno, che da quando c'è lui hanno messo a KO tutto, stanno rovinando tutti i dipartimenti, è una vergogna, inadeguato, una cosa indegna. Cosa fa questo buffone di corte che Ninareddo Spirlì, detto stoccafisso, pipe e patati o eventualmente quello che gli piace mangiare e cucinare. Questo buffone di corte ieri cosa ha fatto? Visto che alla cittadella regionale, secondo quello che dicono, non doveva entrare nessun giornalista nella stampa, non deve entrare nessuno, da quando abbiamo fatto l'incursione, quando ci ha invitato Orso Marzo e Gallo per il fatto dei mobili, da allora questo buffone di corte ha detto che quella è casa sua. A Tauria Nova abiti, a Tauria Nova, da Piana Gioia Tauro. La conosci bene la Piana Gioia Tauro, Ninareddo Spirlì. Quando lavoravi in quella televisione di Gioia Tauro, ti ricordi chi era il proprietario di quella televisione? Te lo ricordi? A chi apparteneva? Non te lo ricordi a chi apparteneva quel proprietario della televisione di Gioia Tauro? Ninareddo Spirlì? Ah, non te lo ricordi? Vatti a informare del personaggio, vatti a informare del comparuccio che tu avevi lì a Gioia Tauro. Vergognati per quello che stai facendo, stai mettendo nelle condizioni di creare veramente disagio a tutti i calabresi in Italia e all'estero. E allora la cosa grave è che cosa fa Ninareddo Spirlì? Cosa fa? In pratica il commissario Longo, ci eravamo sentiti perché io ero a Reggio Calabria, dove stavo arrivando da Reggio Calabria per coordinare alcune cose che avevamo stabilito sotto alcuni aspetti per interviste eccetera. Quindi ho detto vieni alla cittadella, e tu guarda che l'ultima volta è successo che ti ha fatto scendere, dice no, ma tanto tu non è che seguo le telecamere, vieni, sei da solo, non ci sono problemi. Bene, vado, entro e praticamente dovevo salire sopra. Allora, un commissario che ospite, perché lui è commissario governativo, cioè nominato dal governo, cosa ha fatto? Loro sono ospiti della cittadella regionale. Ma io dico, un commissario che scende sotto avrebbe dovuto anche battere i pugni contro a questo buffone di corte, Ninareddo Spirlì, e dire ma che stai dicendo? Io sono ospite vostro della Regione Calabria, ma Lino Polimeni sale sopra nella mia stanza. Poi se domani io devo andare via e vado a trovarmi, che andasse a trovare un altro ufficio, edificio, come all'inizio Scura era in un altro edificio, al centro della città di Catanzaro. Essendo che sono ospiti della cittadella regionale, e il buffone di corte Ninareddo Spirlì, questo buffone, questo pagliaccio e inadeguato presidente facente funzione, che devono venire i calabresi tutti come me sotto lì al palazzo a gridarti buffone, vattene a casa che sei inadeguato, buffone. E allora il punto qual è? Che cosa fa? Per il rispetto verso Lino Polimeni, Guido Longo era talmente amareggiato che scende sotto a chiedermi scusa per quello che stava accadendo. Mi diceva calmati Lino, calmati. No, io avrei spaccato come commissario della sanità il tavolo, e Lino Polimeni doveva salire sopra, e poi eventualmente il commissario, per evitare di creare un
incidente diplomatico, diciamo, tra il governo e la regione, essendo che era ospite, è evitato. Ma la cosa incredibile è che hanno, stanno rovinando il dipartimento, stanno rovinando tutti i dipartimenti, stanno facendo, hanno blindato come se fosse casa loro. Salvini chiama da Roma, fai questo, Ninareddu, fa ristaggio, Ninareddu, nomina chisto, Ninareddu. Ecco, questo buffone di corte sta rovinando una regione, questo buffone di corte. E allora devi andare a casa, tu devi andare a casa, se no tornatene a Gioia Tauro dall'amico tuo, che tu conosci bene, quell'amico della televisione di Gioia, quello che secondo le inchieste... Secondo le inchieste e secondo quello che si dice nel contesto della piana di Gioia Tauro, avrebbe qualche problema da raccontare. E allora, visto che tu sei il buffone di corte e che eri legato a questo mondo dello spettacolo, dei teatri, non pubblico le decine di foto che io ho nel mio bouquet fotografico legato al tuo mondo teatrale. Quando ti vestivi per recitare le tue parti, non l'abbiamo pubblicata perché noi abbiamo rispetto di ognuno delle persone che fa delle scelte di vita, ma il comportamento tuo è indegno, 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 devi andare via, sei la vergogna dei calabresi. Ninareddu Spirlì, vai a casa, vai a casa, hai capito? Vergognati, questo hai fatto. E la cosa assurda è il silenzio di tutti, il silenzio della stampa, il silenzio, cioè tutti questi per un'intervista, per entrare alla cittadella, molti giornalai accettano questi condizionamenti, accettano tutto questo da questo buffone di corte e nessuno si fa nemico perché è la Calabria, è la mentalità dei calabresi, la Safuttini, potima avere bisogno, perché ci dobbiamo mettere contro qualcuno? E così si ragiona. E in questo momento questa Calabria si trova in questo stato, per questo modo di fare, per questo modo di agire, perché i calabresi accettano tutto, bastonati, concussione, commissioni, accettano la qualunque pur di rimanere a galla e di lasciar perdere. Sanno benissimo che è inadeguato, ma nessuno va sotto la cittadella. I sindaci dovrebbero andare, io sono stato a Cosenza questa mattina dove c'erano i sindaci davanti al pronto soccorso, dovrebbero andare tutti là e dire vai a casa, che non ci rappresenti. A voi i commenti, un abbraccio.